Esistono due linee immaginarie in cui possiamo collocarci quando parliamo di fenomeni paranormali. Esattamente al centro, tra queste due rette, chiamate verità ed impossibile. Solamente collocandoci in quel preciso spazio, dove non dobbiamo avere la presunzione di confermare la loro esistenza, né la loro inesistenza, potremo scoprirne di più. La porta dell'aldilà è nato per questo. Se trovassimo l'inferno, entreremmo con le nostre videocamere. Cresciuti tra spiritismo ed oggetti raccapriccianti, vaghiamo in cerca di disavventure. Siamo l'unica e vera famiglia a caccia di fantasmi. Negli episodi precedenti, delle scorse stagioni della Porta dell'Aldilà, uno spirito si è messo in contatto con noi. Uno spirito di nome Ludovica. Tu sei? Lei ci ha raccontato molte cose ed è stato uno, forse il migliore episodio mai uscito di questo format, proprio con lei, che ci ha raccontato tantissime cose sulla vita dopo la morte. Lei ci ha rivelato il motivo per cui forse loro sono ancora attaccati al nostro piano. Per esempio, lei ha spiegato che era ancora attaccata ai genitori. Il motivo era che non voleva passare oltre, non voleva andare in un posto migliore dove poter stare. Come se ci fosse una scelta che li facesse stare ancora con noi. Tu hai mai incontrato qualcuno che era tuo parente? Mio papà! Mio papà ha detto! Mio papà ha detto! No, ragazzo, la pelle sta cosa. Mio papà! Per magari un genitore che li piange o per qualcuno che ancora è attaccato a loro e che non li lascia andare nella propria mente. Ora proverò a fargli una domanda fondamentale e vedrò se avrà i suoi effetti. Ed è ciò su cui si baserà oggi questo video. Voi siete in grado di spostarvi da una parte all'altra molto facilmente rispetto a noi, per esempio, che siamo in vita. Ragazzi, credo che hanno sparso un po' di telecamere di là. In questo momento io sono nel letto, ci sono i miei animali. Ho sentito un rumore e continuo a sentirlo, come se fosse partito un ventilatore. Il problema è che non c'è nessuno. E questo da quando ho detto a Ludovica lì nel parco. Se poteva dimostrarmi che comunque loro possono spostarsi. Questo è veramente inquietante, ragazzi. Questo è veramente inquietante. Ok, quella non era accesa, ragazzi. Mi sono mosso perché ho sentito i pappagalli, che stanno esattamente lì. E quella non era accesa, ragazzi. Quindi suppongo che le camere che stanno riprendendo in salone l'abbiano catturato.
Se vuoi parlare, ok, ho sentito un rumore. Se vuoi parlare adesso parleremo insieme, d'accordo? Mi spieghi se sei veramente tu? Perché ormai da tempo qua non c'erano manifestazioni. La bambola quell'altra non c'è più. Ora proverò a parlarti. Se mi hai seguito dal parco fino a qui. Potrebbe essere una rivelazione assurda. Se sei veramente tu e se risponderai dicendo il tuo nome, tu mi fai capire che realmente voi potete passare da una parte all'altra. Ma non devi rimanere qui, mi raccomando. Sarebbe anche inutile per te. Ho visto che hai acceso la pala. Ora l'ho spenta, ti dà fastidio? Qua davanti a me, ho anche una pallina. Se vuoi puoi farla muovere mentre dialogheremo. Ora farò delle domande, ok? Quello non era acceso, ragazzi. 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 Ok. Il tuo nome è Ludovica? Sei la stessa persona del cimitero? Sei la stessa persona del cimitero? Ok, hai detto di sì, ma devi dirmi il tuo nome. Io ho visto che hai acceso qualcosa qui. L'hai acceso? L'hai acceso? Ti sei girato. Certo che mi sono girato perché ho trovato il televisore acceso. Mi puoi dire il tuo nome, per favore? Dimmi il tuo nome. Tu sei? Porco due ragazzi, che cos'era? Che cos'era? Chi è che ha riso? No, non ho visto, ho sentito. Dimmi il tuo nome. Dimmi il tuo nome. L'ho detto, ok, l'hai detto, perfetto. Ragazzi, si è mossa la pallina. Si è mossa la pallina. Hai toccato la pallina? Hai toccato la palla? Palla, ok, l'hai toccata.
Ok, puoi rifarlo? Ti prego, lo sto inquadrando. Lo fai, ti prego, sto inquadrando ancora. Mi fai venire i brividi se lo fai. Puoi farlo? Oddio ragazzi! Ragazzi! Si è mossa la pallina! C'è il telefono qui che riprende. C'è la telecamera qui. Ragazzi, non è questo, eh. Non so come si sia mossa, l'avete visto tutti quanti? Cioè, guardate che non c'è un filo di vento qua. Sei stata tu. Sei stata tu, ti ringrazio. Ti ringrazio davvero tanto. Adesso quello che devi fare è solo confermarmi il tuo nome. Ok? Questa è l'unica cosa che ti chiedo. E magari raccontarmi ancora di più. Perché la gente voleva... Io ho preso spunto da una domanda importante, ovvero se voi siete in grado di spostarvi da un posto all'altro, se voi siete in grado di... Non avete... Potete colmare distanze molto grandi rispetto a noi che siamo ancora in vita. Cosa significava questo spostamento? L'hai fatto per dimostrarmi che sei tu? Tutto ciò è pazzesco, ragazzi. Tutto ciò è fuori di testa. È fuori di testa. Che è successo qua? Ragazzi, si è spento il coso. È stato veramente assurdo e molto forte. Hai detto di essere Ludo. Quindi probabilmente mi hai seguito in casa. E quindi mi hai dimostrato che quello che ti ho chiesto puoi farlo e quindi potete farlo tecnicamente. Questo spirito aveva raccontato tramite il nostro format che, come diciamo sempre, non vuole prendere in giro nessuno. Perché? Perché siete voi a constatare se una risposta è paranormale o no. Utilizziamo il BIPS BCN. Questo BIPS è un comunicatore, emette fonemi e non è la spirit box. I comunicatori sono un'altra cosa. Gli spiriti possono tecnicamente modulare i fonemi, ovvero queste lettere pronunciate dal comunicatore. Il fatto che risponda così è assurdo e tutto ciò è la base su cui si forma questo format, la porta dell'aldilà. Sto sudando, questo vi fa capire? Non c'è alcuna traccia di aria in questo posto. Guardate la mia schiena. Spero si noti. Mi conosci tu? Certo, abbiamo parlato pochi giorni fa. E tu, a quanto pare, sei venuta qui. Sei venuta con me? Sei venuta con me? E allora cosa? Va bene, certo. Come da dire, me l'hai detto tu e allora va bene. Certo, noi in questo momento dove siamo? Tu cosa vedi? Dove siamo? Sto morendo di caldo, ragazzi, non avete idea. Mi sto bagnando completamente la maglia. Questo per farvi capire che quando si è mossa questa non è passato un filo d'aria, è impossibile. Siamo? Come sei?
Ok. Ok, ragazzi, quello che è successo è scioccante. Questo format serve proprio a questo, a cercare di capire se innanzitutto i fantasmi possono capire quello che diciamo, innanzitutto se rispondono a quello che chiediamo e innanzitutto andare più a fondo, dettagliatamente su alcuni temi, come ad esempio la religione, come ad esempio l'esistenza di un altro piano, di vari piani, cosa possono fare, cosa non possono fare. Se voi andate a guardare la playlist della Porta dell'Aldilà troverete tutti quanti i video, ne abbiamo fatto uno addirittura all'antica Roma. Quello che volevo scoprire l'ho scoperto, ovviamente ripeto che è solo un esperimento parascientifico. Che significa? Ovviamente ripeto che è solo un esperimento, quindi non sto spacciando questo come verità ed è molto importante che voi lo sappiate e lo ricordiate. Questo format è il più limpido che possa esserci, quindi l'unica cosa che dovete fare è utilizzare un comunicatore e ascoltare quello che esce. Potete farlo anche voi ed è il motivo per cui potete apprezzare la naturalezza di questo tipo di sessioni. Quindi Paranormal Family, ci vediamo al prossimo video della famiglia del paranormale, che adesso ricomincia la stagione. Quindi ogni lunedì e giovedì alle 14 usciranno video da paura. Mi raccomando, iscriviti e stii sempre pronto all'uscita dei nostri video, perché è molto importante.